Stateci attenti con sti cosi, con sti smartphone. Godete di quello che è l'uso, ma vi prego Dio, state attenti all'abuso. Non vi fate risucchiare vampirescamente da un mondo bidimensionale. Tutto quello che è rappresentato lì c'è pure fuori. E fuori è più bello. Perché profuma, perché è vero, perché puoi toccarlo, perché puoi avvicinarti. La realtà di questa macchinazione diabolica, che potrebbe essere molto utile, come ad esempio stiamo lavorando all'intelligenza artificiale, una cosa che può essere molto utile se è utilizzata, che so, nella ricerca, nella comunicazione, nella scienza, nella medicina, nei trasporti. Ma le aziende che producono intelligenza artificiale non fanno abbastanza soldi se si limitano a questo, per cui devono fare intelligenza artificiale a prêt-à-porter, quella che possono utilizzare tutti quanti quotidianamente. Questo è un problema, perché già noi viviamo nella difficoltà di comprendere l'altro. Se poi l'altro può permettersi di falsificarsi quotidianamente, non capiamo più una mazza di chi siamo, non sappiamo più niente. In questo mondo qui ci si può rappresentare come non si riesce a essere, perché essere è faticoso, quello che realmente siamo, esserlo. Lì possiamo raccontarci come vogliamo, possiamo raccontarci senza fare la fatica di dover essere qualcosa di meglio. E questo è un po' depersonalizzante. E più, vi aggiungo che si rattrappisce il linguaggio. Quando ero giovane io, a parte che per trovare una ragazza era una faticata che non finiva mai, si scrivevano le lettere. In una lettera, o in un'altra lettera, tu percepivi l'altro chi era. Oggi mangi il cuoricino, siamo tutti la stessa cosa. E non ha senso, ed è un grosso peccato, è veramente un peccato questo. Allora vi dico, utilizzatelo, ma non vi fate risucchiare, perché è un vampiro, vi succhia l'anima. Perché succede? Io non vado a ruota libera, adesso mi è partito il file su questa cosa. Noi viviamo nello spazio e nel tempo, ok? Sono le due variabili della nostra vita, spazio e tempo. Queste ci costringono a fare fatica. La fatica è importante, perché le cose hanno un valore che è direttamente proporzionale alla fatica che facciamo per ottenerle. Se non facciamo nessuna fatica per ottenere una cosa, quella cosa ottenuta non ha nessun valore per noi. Pensateci, la fatica che facciamo ci dà il valore di quello che otteniamo. Ok? E questo metterlo da una parte. Però noi cresciamo nello spazio e nel tempo. Lì dentro, io continuo a indicare a te come se fossi te il colpevole di questa cosa, dico, lì dentro si riduce completamente, si azzera quasi lo spazio e il tempo. Quindi non facciamo nessuna fatica. È una droga. Finisci lì? Ah, non devo fare fatica né di spazio né di tempo. Ma questo che significa però? Significa che poi quando torni da questa parte, la fatica non riesci nemmeno a sostenerla, perché non hai sviluppato tutta quella muscolarità dell'anima che ti permette di affrontare lo spazio e il tempo. E rischi di diventare qualcosa in mano altrui. Ve lo dico, io sono sicuro, ho letto tanta fantascienza, ma generalmente sbagliano poco quelli che scrivono fantascienza. Dopo aver, come dire, amputato buona parte delle competenze che abbiamo impiegato milioni di anni per sviluppare, dopo aver ridotto magari 3-4 generazioni a vivere attaccati a sta specie di polmone artificiale dell'anima, ve lo levano e lì sono cazzi veri, perché per averlo dovrete fare quello che vogliono gli altri, non farete più quello che vorrete voi. Magari mi sbaglio, mi auguro di sbagliare, di essere una specie di cretino che sta parlando, però fate attenzione a questo, soprattutto fate attenzione a come muovono il mercato su queste cose. Tutto qua, potete farlo, siete giovani, il futuro è vostro, mica è mio, io fra 20 anni vi saluto a tutti, mi metto sulla nuvoletta e suono la lira, però fate attenzione a questo.